Ciao zio, ho visto questo tuo bel capolavoro di San Francesco d'Assisi sulla galleria di arte e pittura, dove pitture dintorni, cioè. L'hai fatto proprio benissimo, proprio è venuto bene. Cioè, proprio. Sono rimasta. Ho riconosciuto subito che era San Francesco d'Assisi, senza che leggevo che ci avevi scritto San Francesco. E molto, molto venuta bene, poi bella, poi in stile bianco e nero, proprio sembra quasi che hai fatto una foto più che un disegno. E sinceramente è spettacolare, cioè, come posso dire, ci assomiglia proprio. Come voto ti darei, non lo so, 30 lode. Ti do la lode come se fossi un universitario, perché proprio è venuta proprio bene, spettacolare. Mi piace questa opera d'arte, mi ha colpito tanto. Forse perché sarò umbra di nascita, ma mi ha colpito proprio tanto, zio, Bruno Guidotti. E dico a tutti di andare a visitarti la tua galleria su pitture dintorni, e digitando su Google Bruno Guidotti pitture dintorni e trovate anche la sua biografia e i suoi quadri come questo, che questo è spettacolare. Secondo me tutti se ne innamoreranno, a meno gli umbri sì, di certo. Ma anche chi non è umbro può dire anche il suo dire. Cioè, è spettacolare. Cioè, ti è venuta proprio bene questa opera d'arte, zio. Sei bravissimo. Bravo. Ciao. E poi adesso ti commento anche un altro quadro. E anche a zia, glielo commento, un altro quadro. E adesso un minuto di pausa e ricomincio. Ed ecco un altro quadro di mio zio Bruno, che l'ha intitolato Crocefisso, Crocefisso. E molto bello, come vedete, di Gesù che è crocifisso e tutte le donne che lo guardano e lo osservano. È un momento proprio spettacolare, anche se un po' triste, però dopo si sa che dopo 3 giorni risorge al giorno di Pasqua. Però è molto bello anche questo quadro, è venuto benissimo, mi piace tantissimo, zio. E anche questo è da 30 lode. E che ti posso dire? Hai fatto un bel capolavoro. Proprio bello. Meraviglioso. E adesso passiamo a due quadri di Zia Pina, Giuseppina Martinico, che la trovate sempre digitando su Google Giuseppina Martinico pitture dintorni, e trovate anche la sua biografia e i suoi quadri. Ma adesso vi faccio vedere alcuni suoi quadri. Un attimo di pausa. Un quadro molto bello di mia zia Giuseppina Martinico, detta Zia Pina. Molto bello che è anche questo da 30 lode, rose rosse. Molto bello, cioè, zia, ti ammiro. Sei bravissima, io sono una frana in educazione artistica, anche se in storia dell'arte prendevo 9 e mezzo. Però ti faccio molti complimenti. È da ammirare questo quadro.
ammirare. Avete visto come sono bravi i miei zii? A tutti di YouTube che mi seguite. Ecco. E adesso faccio un attimo di pausa che scelgo un altro quadro di mia zia e lo giudico come lo intendo io. Bellissimo quadro anche questo, una rosa blu che ha disegnato mia zia. Non so con che tipo di disegno ha fatto, che cosa ha usato di materiale. E so solo che è venuta bella questa rosa blu, spettacolare, anche questa da 30 e lode. Cioè, che devo dire, è meravigliosa. Io credo che a chi gli piace veramente l'arte la sa apprezzare. E vorrei anche i vostri commenti sotto a questo video per farli vedere poi ai miei parenti, insomma. Perché credo che gli faranno molto piacere. I commenti, cioè i vostri apprezzamenti magari sulla loro arte, non le solite cacchiate che si scrivono sotto ai video, ma cose serie, insomma, importanti. Voglio sapere cosa ne pensate di questo quadro. E che posso dire? Vi lascio con questo video di questi quadri per farvi osservare un pochino di quadri dei miei zii, insomma. E gli altri però andate a vederli voi e scrivetegli alle loro email che sono 936, il numero 36. 900 proprio la scrittura, proprio in frase. Quindi prima 900 in frase, poi 36 in numero, chiocciola libero.it. Questa è di mio zio Bruno Guidotti. Mentre quella di mia zia, sempre 900 in scritta, e in numero 49, chiocciola libero.it, e li potete scrivere personalmente e credo che ne saranno contenti che gli faccio un po' di pubblicità di arte loro, perché io apprezzo tanto l'arte e loro lo sanno. E quindi adesso vi auguro un buon tutto perché vado a cenare e alla prossima.